Grazie, grazie Massimo. Allora, prima di arrivare adesso concludiamo la manifestazione in questo modo. Giungeremo alla premiazione che guiderà Alfredo Federico. Ci sono due piccole integrazioni, una da parte di Riccardo e una da parte di Lucio. Se c'è qualcuno che vuole intervenire con una domanda oppure con un breve intervento e vuole affrontare il microfono, questo è il momento per farsi avanti. Allora, se non ci sono domande o interventi, io darei brevemente la parola prima a Riccardo e dopo a Lucio. Io volevo fare più che altro una precisazione, perché mi dispiace che se ne siano andati sia l'assessore alle culture, alla cultura, sia il PAR Don Benedetto, perché ho ascoltato attentamente tutti i discorsi e mi sono segnato una frase che onestamente mi ha fatto riflettere. L'assessore ha detto un'unione di redditi. Adesso io credo che una storia d'amore non sia un'unione di redditi, ma sia appunto una storia d'amore, un'unione fra due persone che consapevolmente e anche irrazionalmente stanno insieme. Poi, rispondendo invece al Don Benedetto, che parlava appunto del Levitico, e diceva: nel Levitico c'è scritto che l'uomo non può giacere con il maschio, però sempre all'interno del Levitico, qualche riga dopo, non giacere con il maschio, c'è anche scritto che non si possono mangiare crostacei, oltre che non si possono anche indossare abiti, cioè una donna non può indossare abiti maschili, non ci si può vestire con delle pelli che vengono da animali impuri, tipo il maiale, cioè non si possono fare una serie di cose. Quindi se noi prendiamo ad esempio quel passo del Levitico dove dice che l'uomo non può giacere con il maschio, allora nessuno, chi magari non lo sa, piacciono i gamberi, non può mangiare gamberi perché è reato, anzi è abominio, scusate. Seconda cosa voglio dire, voglio rispondere a Massimo che parlava se esiste l'amore, se c'è l'amore. Personalmente per me esiste l'amore e mi completa il fatto di sapere che io da 12 anni sto con una persona, magari non esisto per la società, magari non esisto per la chiesa, però io esisto, ci sono e io mi completo. La storia di Platone per me ha senso perché è una storia d'amore, io era quello che cercavo. E io da 12 anni porto una fedina, per me sono già sposato dinanzi a Dio, ma non interessa che la Chiesa mi dica che per loro non esisto, che faccio peccato o quello che è. Cioè, ma lo Stato, esatto, ma lo Stato, perché è la legge in questo caso, noi esistiamo. E se esistiamo, se è vero che la legge è uguale per tutti, se è vero che l'articolo 3 della Costituzione garantisce uguale dignità dinanzi alla legge, allora ci devono concedere, anzi ci dobbiamo prendere, perché è la nostra vita, la nostra Italia, quello che ci spetta. E quello che ci spetta è semplicemente la dignità di dire: io pago le tasse, io esisto, quindi io voglio gli stessi diritti di una persona eterosessuale, anzi nemmeno eterosessuale, di una persona, perché non ci deve essere dignità gay, lesbica, trans, non esiste, cioè siamo persone, come persone abbiamo diritti e i diritti ce li dobbiamo prendere. Ci vorrebbe una rivoluzione, questo ci vorrebbe, ci dobbiamo riprendere la nostra dignità e i nostri diritti, ci vogliono cancellare, ma noi non ci dobbiamo fare cancellare. Il gay pride, serve il gay pride, perché il gay pride sapete che cos'è? È una ribellione, partiva da Stonewall, dal lontano 70, è una ribellione, cioè hanno detto: noi esistiamo, noi siamo qui, ci avete abbassato la testa, ci avete chiuso, ci avete ghettizzato. Noi non ci dobbiamo ghettizzare, anzi io non voglio un village, io voglio che ci sia dovunque il gay, che anzi non si deve nemmeno più distinguere la questione del gay, cioè deve essere una cosa naturale, a scuola, dovunque, cioè la sessualità deve essere una cosa naturale, cioè non si devono fare più distinzioni, bisogna cancellare secondo me l'identità, perché l'identità è una cosa personale, cioè bisogna scegliersi, scegliere l'amore, perché è solo l'amore quello che conta. Cosa, cioè Dio cosa ci ha dato alla fine? Dio è amore, e allora tu cosa cerchi? L'amore? Cosa ti interessa se l'amore è una donna o un uomo? Tu hai trovato l'amore, quello è l'importante. Dio questo ti dice: cosa vuoi creare se non amore? Cosa ti serve se non... Sì, poi puoi procreare, ma nemmeno i preti procreano a questo punto, quindi cosa serve? Quindi se voi volete veramente qualcosa, prendetevi l'amore e andate avanti e chiedete soltanto la legge, quello che vi spetta. Grazie. Anche io sarò breve, soltanto per alcune precisazioni. Sono quattro i punti. Intanto, appunto, come diceva Riccardo, il non essere del genere.
È vero che l'orientamento sessuale di qualunque tipo non è positivizzato in nessuna legge, l'orientamento. Quindi è normale che sia così, normale a livello di statistica. Bello sarebbe che venissero valorizzati tutti gli orientamenti sessuali, etero compresi, in maniera anche da fare le giuste differenze, le giuste specificazioni. Questo è per me, almeno da giurista, da redattore. Per quanto riguarda l'uguaglianza, appunto, si collega molto bene alla questione dell'esistere, proprio dell'essere, dell'agire, del procreare, con tutta la sua etimologia basilare. L'azione nella società, secondo me, non la fa, e qui lo dico appunto da esterno, da persona, da omosessuale, vivi e realizzi la tua vita in questo, in ciò che fai, scegliendo di essere gay. Con una particolarità però, essere gay appunto è ciò per cui nasci, il tuo orientamento, per chi ci crede il suo, forse la sua missione, forse il suo dono, il suo talento. Il problema oggi è capire che io sono appunto omosessuale e decido di vivere liberamente con tutto ciò che questo vuol dire, quindi con tutti i rischi e ti dirò anche con tutti, fra virgolette, i privilegi di chi ti guarda e chi ti dice poveraccio, però ogni tanto passare per cretini fa anche bene, è utile, può essere utile. Gli ultimi due, mi permetto l'atteggiamento nei confronti della Chiesa Cattolica, in particolare la Chiesa Cattolica, ma non l'unica, anche per alcune frange della Chiesa Cattolica. Io penso che, a parte la storia che esiste in Italia, in quella tradizione di cui tu parlavi, che è tradizione anche della Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica fonda i suoi canoni sull'evoluzione romana del diritto. Quindi è chiaro che il considerare il matrimonio una realtà sociale, così come era considerato dai romani, poi nel diritto canonico è stata appunto canonizzata e vista in maniera diversa, ma la tradizione a noi farebbe fondamentalmente comodo, non ci verrebbe comodo, vista nella sua obiettività. E, appunto, il rapporto secondo me deve essere adesso di confronto, aspro sicuramente, però di confronto che può portare qualche frutto. Come dicevi giustamente tu, a me è piaciuto molto quello che dicevi, cioè out, o totalmente con noi o totalmente contro di noi. Non sono parole mie queste, anzi qualcuno le ha dette molto prima, però per creare questo, così come la questione dell'adozione, poi arrivo alla chiusa, l'adozione sono pienamente d'accordo con te, nel senso che noi chiediamo e vogliamo, io non vedo perché il mio desiderio di essere padre non può essere identico al desiderio di tanti papà che ci sono, se questa paternità deriva da una relazione di coppia, da una relazione amorosa. Mi chiedo e mi domando però se un bambino potrebbe vivere in Italia bene oggi, e l'unico limite che metto, ahimè, e che mi fa male proprio da italiano, è in Italia l'adozione, forza. Noi come associazione è giusto che la chiediamo, è sacrosanto che la chiediamo, ma sarà un percorso difficile quello di adottare un bambino, e bisogna essere veramente molto forti, per questo la scelta di essere omosessuali in questa società. E la questione dell'amore, il punto di cui tu hai parlato è splendido, secondo me chiaramente esiste l'amore fra due persone dello stesso sesso, ed è un amore a sé, così come l'amore verso il proprio professore, così come l'amore verso, o l'amore fiducia verso, non so, una persona che sta sopra di noi e che oltre a stimare, per la quale oltre appunto un sentimento di stima proviamo un sentimento di affetto, così come l'amore materno, ci sono tanti tipi di amore. La domanda, e su questo io non do nessun giudizio, è una legge. Noi abbiamo avuto, vabbè, la sentenza della Corte Costituzionale che ha
considerato giuridicamente le coppie gay, ma non come espressione di amore, perché la legge, se entra a disciplinare l'amore, forse l'amore lo snatura. Quindi una motivazione per cui la legge dovrebbe esprimersi è proprio, come dicevi giustamente tu, la discriminazione, non il sentimento, non la procreazione, ma pari diritti e pari doveri. È proprio per questo che mi riferisco ancora una volta a quella che è la volontà politica partitica che in Italia continuiamo a non avere, in tutti i problemi che vediamo, economici, personali, personali inteso come ambito riguardante la persona, sociali. E speriamo che questo possa cambiare, cioè, se questo tavolo di confronto è il seme dal quale poi nascerà, non so, integrato una proposta di legge portata in Parlamento sulla base della proposta fatta dall'onorevole Laratta, ben venga, cioè, io assolutamente disponibile a lavorarci sopra per arrivare a un risultato insieme e condiviso. Bene, grazie. Allora, siamo praticamente in chiusura, adesso ci saranno le premiazioni e sono chiamati per consegnare i premi la signora Angelita, Massimo, Vincenzo e Giuseppe. E io a questo punto l'incontro pubblico sul dedicato all'omofobia lo chiudo qua, vi ringrazio, spero che siamo riusciti a trasmettervi quello che è la nostra vita, che è una vita di persone assolutamente normali, di persone che studiano, lavorano, di persone che fanno gli impiegati, i professionisti, gli imprenditori, persone che tradizionalmente vengono definite persone, tra virgolette, normali. Beh, spero che questo siamo riusciti a trasmettervi, spero che troviamo in voi degli alleati per ottenere affinché la comunità LGBT riesca ad ottenere i diritti che merita. Io ringrazio veramente di cuore Alfredo Federico per la disponibilità e per aver fatto in modo che si sia creato questo evento, ringrazio l'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore, ringrazio la comunità di San Giovanni in Fiore e voi tutti che siete stati qui presenti, attentissimi in questo lungo incontro. Grazie davvero e adesso passiamo alla fase della prevenzione. Giorni lunghi, però siamo giunti alla fine di questo primo appuntamento di questa fiera dell'artigianato forense che abbiamo ripreso.